credo che l'evento sia stato assolutamente perfetto. L'andamento è stato come noi ci aspettavamo che fosse. Il livello è stato molto alto da un punto di vista qualitativo. Non ci siamo limitati e non si è limitato questo convegno ad una semplice elencazione di dati relativi alle modifiche intervenute nella legge dopo il recepimento della Convenzione di Lanzarote. Si è andato ben oltre. Il livello è stato molto alto ed è successa una cosa rara. Uso questo termine perché nel corso del suo intervento uno dei relatori ha detto: oggi è accaduta una cosa rara. Quattro categorie professionali si sono incontrate, hanno parlato della stessa cosa e hanno usato lo stesso linguaggio. E questa è una cosa rara. Il convegno, l'evento, come lo vogliamo chiamare, è un effetto della lungimiranza con la quale l'ordine professionale degli psicologi del Lazio ha inteso entrare in questa categoria professionale, che ormai è diventata una vera e propria categoria professionale, che è quella degli psicologi giuridici e degli psicologi forensi, per tentare di dare formazione, aiuto, per cercare di ascoltare quelle che sono le esigenze di una vera e propria, ripeto, categoria professionale. Oggi è successa questa cosa rara, si sono parlate diverse categorie professionali: il magistrato, i magistrati, gli psicologi, gli avvocati e le strutture che stanno sul territorio e che devono in qualche modo intervenire e sono deputate ad intervenire per quanto riguarda le attività sui minori, sulle persone abusate, sulle persone violentate, sulle persone che hanno bisogno di aiuto e sono i cosiddetti soggetti vulnerabili. È successo che oggi si sono parlati ad un alto livello. Non c'è stata una semplice, ripeto, elencazione di dati. Abbiamo sentito le forze dell'ordine, abbiamo sentito i magistrati, la Procura della Repubblica, la passione, è uscita fuori la passione con la quale non solo gli psicologi fanno questo lavoro, ma la passione con la quale la Procura della Repubblica di Roma, per esempio, la passione che mette nella creazione di una struttura che serve appunto ad una cosa seria, molto seria e molto importante. Per me il convegno è andato molto bene. Io, nel mio piccolo, ho utilizzato le mie competenze per fare consulenza al gruppo. Ripeto, la lungimiranza è stata quella dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. Questo convegno parte da lontano, parte da quando l'Ordine ha creato una struttura, che è il gruppo di psicologia forense, il gruppo di lavoro di psicologia forense, che si occupa dei problemi e delle problematiche relative a questa categoria professionale. Categoria professionale che è in via di espansione. La categoria degli psicologi giuridici, degli psicologi forensi, è in via di espansione, per cui c'è bisogno di seguirla, di aiutarla, di formarla. E l'evento di oggi è un evento molto importante, è una perla rara, diciamo, nella vita ordinistica, perché tanti anni fa ricordo che l'Ordine degli Psicologi del Lazio fece un convegno sulla psicologia giuridica a cui partecipai anche io. Oggi siamo andati molto oltre. Ci sono state diverse componenti professionali, ripeto, che hanno parlato e hanno usato lo stesso linguaggio, e poi si è parlato di una legge importante, di una normativa importante, che è appunto il recepimento della Convenzione di Lanzarote, che in qualche modo ha cambiato l'attenzione e anche la stessa attività degli psicologi che collaborano in ambito penale con le varie procure della Repubblica o con i giudici dei tribunali.